a rifare incontri ed altro. Che cosa propone? Facciamo un giro con gli altri ufficiali, mettiamo per iscritto quello che può restare in piedi e quello che può non restare in piedi, e non perdiamo neanche un minuto, in modo tale che se sono rose fioriranno e lo vedremo, però io devo riconoscere oggettivamente a 5 Stelle che sul ballottaggio c'è stata un'apertura che l'altra volta non c'era, non siamo d'accordo sulla governabilità 52-55, 60 come per i sindaci, però ho capito da Di Maio che è un punto importante ma non è il più importante, c'è lo scoglio preferenze che esiste ed è tutto forte, c'è lo scoglio, vediamo se è il più importante o no, della rappresentanza dei partiti piccoli, quello che Di Maio ha chiamato diritto di tribuna, cioè io prendo l'1% a livello nazionale con la lista Forza Lazio e con quell'1%, no, dico Forza Lazio perché hanno fatto le liste anche Forza Lazio e Forza Roma, lo dicemmo noi l'altra volta. E io sto copiando, mi servo dello stesso blocco, ma vi copio anche. E noi a questo punto, siccome noi faremo la direzione di Roberto quando il 24 siccome c'è stato questo brillante elenco di interventi da parte di tanti oratori sulla riforma costituzionale, e si perde una settimana, va benissimo perché noi siamo i pratici, però nel frattempo si manda avanti delle riforme. Noi vi rispondiamo nel modo più dettagliato possibile. Sul tema della riforma costituzionale ho capito il ragionamento che ha fatto Di Maio, che mi sembra molto interessante, c'è un punto di difficoltà sull'elezione di primo e di secondo livello, c'è un punto sulle competenze del titolo quinto che non è risolto né credo risolvibile, se avete del materiale, perché io non ho visto vostre proposte di legge costituzionale sulla sanità, magari mi ho sbagliato io, se cortesemente per le vie brevi ce lo mandate oppure lo vediamo. Ci sono gli emendamenti al Senato, però Presidente Renzi, chiariamoci, ma la maggior parte vengono dai vostri vecchi alleati che sono SEL, che fanno istruzione, nel 200 li abbiamo e ce li avete bocciati tutti e 200 in commissione, no ma mi scusi Presidente Renzi, ma giusto per rientrare un attimo nel discorso, noi abbiamo iniziato un tavolo e i tavoli finiscono al tavolo. Ci rivediamo. Quindi ci rivediamo, noi lanciamo il conto alla rovescia e ci rivediamo il prima possibile, prima che portiate in aula la riforma della legge elettorale. Una cosa molto sulle riforme. Però questa la chiudiamo bene. Noi ci rivediamo PD e 5 Stelle prima che l'aula del Senato discuta di legge elettorale. È chiaro, okay. Ma deve essere chiaro un'altra cosa. No, scusami, puoi farlo. Un punto. No, abbiamo bisogno di Maio anche di un altro punto che per me non è per niente secondario. Mi pare che Renzi prima lo diceva, noi abbiamo bisogno anche di una moratoria però su alcuni termini, alcune indicazioni che voi date che stanno fuori dalla grazia di Dio, perché se la discussione è quella che abbiamo fatto oggi, e io capisco che c'è anche un dibattito al vostro interno che rispettiamo molto, non si giustificano alcuni termini che di tanto in tanto vengono fuori, perché se poi noi stiamo parlando dei termini. Non è una roba da poco, perché se io sento di parlare di attentato alla Costituzione, di dittatura, di P2, allora, e poi vediamo che la distanza. Se ci vogliamo chiarire un attimo su questo, ci chiariamo. Se stiamo parlando, se parliamo di una legge elettorale senza preferenze. Noi siamo Presidente Renzi, qui in questo Parlamento. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, io ti ho votato, tu sei vicepresidente della Camera col voto di Roberto Speranza. Perché siccome i 5 Stelle non avevano. Ma adesso cosa c'entra la questione? No, questo è il punto, perché per me, Presidente Renzi, per me questo vale più di tutto il resto. Siccome Matteo, siccome non avevano i voti, noi abbiamo dato dei voti del PD. Questo è un punto politico decisivo, che perché lo stare insieme di questo tavolo vale paradossalmente ancora di più dell'esito specifico di merito che noi avremo. Per me vale finanche di più, perché significa che finalmente si inizia a ragionare, allora, e a discutere e a confrontare. Quando posso ti rispondo, quando è finito. Io ti ho votato. Ti ho votato esattamente per questo motivo. Lo ripeto da un anno. E ora però, nel momento in cui ci si siede, si discute seriamente di merito sulle questioni che riguardano il Paese, noi vi chiediamo di smetterla con atteggiamenti che sinceramente a questo punto non hanno più senso, perché tu non mi puoi dire che sono la P2 e poi il giorno dopo mi discuti col mese 1%, 2%, chiariamoci. Quando avete finito ci chiariamo. No, un attimo solo Presidente, perché non avete, perché i regolamenti della Camera sono fatti in maniera tale che con i nostri numeri possiamo eleggere tutti, allora, e loro non ce la facevano. Presidente Renzi, io ho votato Di Maio.
Io ho votato Di Maio, scritto, poi ve ne siete pentiti. No, vi siete fidati, ci mancava in questa. Allora, chiariamoci un attimo, se abbiamo una legge elettorale che non prevede le preferenze, un Senato non elettivo e la possibilità che con quei premi di maggioranza ci sia il pericolo che un Presidente della Repubblica se le elegge uno solo, allora per noi c'è una deriva. Siamo a questo tavolo per cercare di migliorare la deriva. Ed è chiaro questo, se ci riusciamo attraverso un confronto, bene. Io vorrei solo precisare una cosa, che con i nostri voti e i vostri voti, quello che ci siamo detti oggi può diventare legge dello Stato. Preferenze nella legge elettorale, immunità parlamentare abolita, se ne volete parlare, poi non lo so se state scappando, avete altri impegni, però io vorrei parlare dell'immunità parlamentare.